Buonasera a tutti e grazie intanto di essere intervenuti tutti quanti, diciamo, illustri relatori e anche il pubblico presente. Diciamo subito che siamo al completo con tutti quanti i relatori, ci manca il moderatore e con Giorgio, diciamo, secondo le migliori tradizioni abbiamo stabilito di fare la staffetta, perché non stava di moda adesso, quindi a questo punto io vediamo se è una best practice che può funzionare per altre cose, diciamo io introduco e lui modera, insomma, poi salvo insomma che non ci prendiamo per i capelli. Ma avete firmato un contratto? Abbiamo firmato un contratto prima, infatti stavo in consiglio di partito. Sottoporlo alla prova. E certo, adesso ora che facciamo tutta la vita, vediamo come. Comunque, battute a parte, grazie veramente, ci fa molto piacere, diciamo, che qui a Roma 3 siamo potuti venire, insomma, siamo riusciti a organizzare quest'altro evento. A Roma 3 oramai appunto da diversi anni, diciamo, consideriamo oramai pure Licia Capitano di Roma 3 in qualche modo, insomma, perché di fatto siamo al terzo anno col master, insomma, e con Giorgio facciamo tante cose, insomma, diciamo che è diventato, mi fa piacere dire, un centro di ricerca su queste tematiche in cui facciamo, insomma, bei lavori che sono riconosciuti, insomma, in tutta Italia, e questo ce ne fa piacere. Formiamo tanti corsisti, diciamo, del master che stanno anche qua, a cui in questo momento arrivano tantissime opportunità di lavoro. Guarda, tu vedi che questo, un momento come questo, non è poco, perché veramente, quindi la sede, diciamo, ecco, ospitante è piacevolmente impressionata di questo, perché appunto portiamo un argomento così attuale come quello appunto del decreto qui a Roma 3. Non indugio oltre, il problema, sapete, è un decreto particolarmente travagliato, ma chi lo sa meglio, insomma, una buona parte, diciamo, dei relatori sono anche commissari, quindi il parto è un parto sofferto, è stato, ma anche, diciamo, il parto definitivo sembrerebbe, perché appunto si accavallano appunto l'ida di notizie su il garante si pronuncia, non si pronuncia, soprattutto è arrivato, è stato trasmesso alle Camere. Adesso, insomma, abbiamo capito che avremo anche i 90 giorni, insomma, previsti dalla legge Moavero, quindi tutto lascia supporre a questo punto che non il 25 entrerà in vigore il regolamento, ma non ci sarà, insomma, il decreto di adeguamento. Questo, insomma, è quanto da 20 ore, ma poi i vari appunto si arriverà un altro momento anche di incertezza sotto questo aspetto, perché effettivamente ci troveremo una situazione un po' anche paradossale sotto certi aspetti, ma anche ci si doveva aspettare, visti i tempi stretti con cui è stata insediata tardivamente la commissione e poi le vicende italiane che non hanno sicuramente giovato appunto al tutto. Io su questo non mi tratterei oltre, ringraziando ancora una volta tutti quanti gli illustri relatori e il pubblico presente, e a te Giorgio la parola.